Mi chiamo Virgin Mary ed è grazie alla quarantena e al fatto che non possiamo più vivere senza smartphone in quarantena se finalmente ho capito chi è il mio uomo ideale, l'uomo dei sogni, l'uomo perfetto. Durante la quarantena mi è successa una cosa terribile. Il 51esimo giorno, così, senza spiegazioni, dopo 5 lunghi anni di amour fou, di relazione monogama, 5 lunghi anni di sodalizio e comunione materiale e spirituale, puff! Il mio iPhone ha deciso definitivamente di suicidarsi. C'è stata una esplosione Technicolor di stelline nere e alla fine, beh, lui mi aveva mollata. Caput, andato. Io ero disperata. Con le mani nei capelli ho fregato l'iPhone di mia mamma e ho iniziato a chiamare tutti i contatti nella sua rubrica, soprattutto i miei morosi ex attuali o potenziali corteggiatori. Me li presenta tutti lei. È bravissima. Ha un grande intuito in fatto di uomini, ma evidentemente non in fatto di riesumazioni di iPhone. Infatti, dopo 7-8 ore io ero disperata perché non avevo fatto altro che chiedere lumi su come riportarmi in vita a chiunque. Eppure nessuno era in grado di spiegarmi come. E allora ho iniziato a pensare che, beh, prima della quarantena, se anche il tuo iPhone moriva, era tutto diverso, era tutto così facile. Andavi nella clinica per iPhone più vicina e, beh, di solito da un tecnico indiano che andava molto da queste parti, di cui parlavano tutti perché a prezzi molto modici. E partivi quindi una mattina di luglio, dopo una notte in bianco sotto il soleone, ti ritrovavi in una topaia in montagna con una piccola porta di latta in stile Mago di Oz ed entravi. Ti ritrovavi davanti un uomo indiano di mezza età, unto e bisunto, con una barba chilometrica, sepolto vivo da aggeggi elettronici. Tu lo guardavi, lui ti guardava, e poi ti avvicinavi tendendogli l'iPhone, neanche fosse un bambino in fasce o un animale da compagnia, e lo supplicavi di tirare fuori almeno le ultime 20 foto della tua laurea. Lui guardava, grugniva. E tu tornavi dopo 2 giorni senza aver più mangiato né bevuto o dormito, eri in un tale abisso di disperazione che non c'era altra possibilità che tornare dal tecnico. E lui, beh, lo ritrovavi lì a smanettare con il tuo telefono, per cui alla fine, tra le 80.000 foto di te che vagavano libere nel cyberspazio, lui beccava proprio quella. Quell'unica foto in cui avevi le tette al vento pressoché svenute o i capelli viola perché avevi sbagliato tinta per capelli o anche una congiuntivite da paura. E a quel punto capivi che, beh, davvero è tutto qui. Davvero non c'è nient'altro. Davanti ho soltanto un futuro da promessa del porno o un futuro da creativa di Vivienne Westwood, se va bene, o anche da Cavia per Collieri. È davvero tutto qui. Io pensavo di essere destinata a qualcosa di meglio. Oggi, se il tuo iPhone muore in piena quarantena, è ancora peggio. Anche se sei fidanzata. Tanto è sempre così, anche con il tipo di turno. Tu sei disperata, con le mani nei capelli. Lo preghi di aiutarti e lui a malapena alza gli occhi dallo schermo del fantacalcio. Poi fa un'espressione corrucciata, alza gli occhi al cielo, scrolla le spalle e ti fa: te l'avevo detto io di attaccare il filo al cellulare. E tu, beh, tu sei disperata. Ma è grazie proprio a questo lutto, al distacco dal mio amato iPhone in tempi di quarantena, che ho capito una cosa. Ho capito che l'uomo ideale, l'uomo perfetto, appartiene ad una categoria antropologica che noi ragazze carine e chic da anni bistrattiamo. L'uomo perfetto ai tempi del coronavirus e forse anche dopo è solo uno, il tecnico del computer, sì, oppure è anche un tipo normale ma che sia molto, molto, molto nerd. Lui non lascerebbe mai che le foto delle nostre tette vaghino incontrollate, indisturbate per il cyberspazio. Lui saprebbe come risolvere la questione. Perciò io dico,
Togliamoci dalle palle tutti i corteggiatori, i fidanzati e tutti quelli che abbiamo sempre pensato ci piacessero, tutti quelli che troviamo carini. Togliamoci dalle palle gli amministratori delegati, di quelli che ti invitano a cena, ti aprono la portiera, ma quando si avvicinano per baciarti sembra di infilare la lingua in gola ad una ascella che ha appena fumato una gitana. E poi basta anche con gli sportivi, anche quelli sono carini, sì. Vanno sempre in montagna, poi tornano con una gamba spaccata e tu non sai come ti ritrovi sul sedile anteriore della loro auto. E durante un lavoro indefesso di circa 2 ore, un lavoro di lingua, ti accorgi che, beh, davvero il loro membro è grande né più né meno che un mini lipstick di Tom Ford, di quelli che costano $40 a pezzo, pazzesco, sono carissimi. Tu ti accorgi che nonostante questo lavoro di lingua, per quanto tempo tu voglia restare lì, beh, davvero loro non riusciranno a ringraziarti con nient'altro, niente di meglio che un effluvium, anzi una colata tisica di bava di lumaca che resterà attaccata al cavallo dei loro pantaloni e poi ovviamente resterà appiccicata al ciuffo troppo lungo della tua frangetta. E lì è un disastro, non c'è shampoo secco che tenga, è una tragedia. Quindi basta con gli sportivoni e anche con gli amministratori delegati, con i tipi che normalmente ci piacciono. Sono perfettamente analfabeti in termini di informatica. Dobbiamo rivolgere tutte le nostre arti amatorie, tutte le nostre energie verso quest'unica categoria. Un nerd ci salverà, ve lo dico io. È anche l'unico in grado di fare un'autentica dichiarazione d'amore, una dichiarazione d'amore postmoderna, l'unica possibile ai tempi del coronavirus e degli iPhone. Già me lo vedo, il mio nerd. Con i capelli incollati, gli occhialoni, la solita felpa di Homer Simpson nera, indossa sempre quella per settimane, si avvicina e mi fa, darling, anzi no, un nerd non direbbe mai darling, mi fa, guarda, io non ho un anello e non ho neanche una villa negli Hamptons dove portarti, però garantisco che passerò il prossimo weekend incollato al tuo smartphone. Ti farò l'upgrade, addirittura il backup, e creerò un nuovo profilo ID Apple. E tu a quel punto, beh, non puoi far altro che capitolare. Io lo farei duro. Ragazze, un nerd ci salverà. Chi ha paura di Steve Jobs? Basta una pillolina di Dopakine e passa la paura. Che poi non ricordo bene se il Dopakine valga solo per il deficit di attenzione, ma cosa conta? E voi, come va la quarantena e la relazione con il vostro iPhone? Siete ancora felicemente fidanzate o siete state lasciate come me o ancora siete in una coppia aperta? Io ora ho un appuntamento, devo uscire. Devo incontrare il mio prossimo nuovo futuro fidanzato, il tecnico del computer.